è uno schifo. Ma guardate che schifo che è, avete visto? La signora Raggi che sa fare là? I romani fanno il pollice verso alla gestione della spazzatura della sindaca Raggi, che da martedì notte ha le deleghe all'ambiente dopo le dimissioni dell'assessore Paola Muraro, indagata per reati ambientali. Noi ad una settimana da Natale abbiamo fatto un giro per i quartieri della città e da nord a sud la situazione non sembra delle migliori, con i cittadini costretti a gincani fra i rifiuti. Ormai ho quasi 90 anni, quindi automaticamente questi problemi qua mi fanno soltanto piangere, in un certo senso, pensando a quelli che hanno 20 anni e non hanno il coraggio di rivoltarsi. E se nella municipalizzata dei rifiuti, dove nessuno per il momento vuole parlare, il direttore generale Stefano Bina starebbe iniziando ad organizzare il trasloco, chi nelle strade ci lavora ogni giorno ha idee precise. Più mezzi, più forti, braccia, perché anche se c'è la tecnologia, secondo me poi alla fine questo è un lavoro manuale, non c'è niente da fare. Perché ecco, ci vuole la scopa per raccogliere le spazzatrici, sì, vanno, però c'è sempre l'operatore che deve mettere sotto, guardare, stare attenti alle macchine, costeggiate, gente che ti attraversa, tante cose. Ed ora, in una situazione già critica, dopo le dimissioni dell'assessore Muraro e con l'arrivo del Natale, a Roma si rischia l'emergenza vera, tanto che i sindacati già lanciano l'allarme. L'azienda è paralizzata, perché come si diceva non ci sono i vertici. In più, l'assessore Muraro, prima di andare via, ha cambiato la macrostruttura, e cioè ha spostato i dirigenti e riorganizzato i servizi. Lo ha fatto in via unilaterale e stamattina proprio abbiamo verificato che però nulla è partito. Quindi dalla paralisi che avevamo per la mancanza di direttive si aggiunge la paralisi e il caos tra i dirigenti. Fare questo alla fine dell'anno è davvero incomprensibile. Si chiudono i conti, ci sono le festività, ci aspettiamo un Natale difficile per i romani.